Cari amiche, cari amici di Padre Pio TV, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con l'agenda del santuario. Oggi giovedì 18 aprile e recupereremo, come di consueto facciamo durante questa rubrica, quello che è successo nei giorni scorsi nel nostro santuario e poi pian pianino, pian pianino ci proietteremo su quello che succederà nei giorni a venire intanto con l'aiuto della regia di Vito Ciavarella e eh, Roberto Viscio andiamo a vedere eh, che cosa sta succedendo sul uh, sagrato del Santuario Santa Maria delle Grazie in real time, ossia proprio in questo momento, come vedete ci sono tanti pellegrini che non nonostante il tempo incerto anche durante la settimana stanno visitando i luoghi di San Pio, pellegrini che vengono da tutta Italia e da tutto il mondo, anche questa settimana ci sono gruppi che arrivano indistintamente dall'Oriente e dall'Occidente eh, del nostro emisfero, quindi abbiamo gruppi asiatici così come gruppi che arrivano anche dalle Americhe in maniera particolare, ecco, sono questi i gruppi internazionali che giungono qui, mentre da, dall'Europa eh, abbiamo gruppi polacchi, ungheresi, irlandesi, insomma ci aspettiamo una primavera veramente eh, gremita di Pellegrini. Questo anche in vista del giubileo del, dell'anno santo dell'anno prossimo, insomma eh, San Giovanni tornerà ad essere più che mai un centro mondiale per la spiritualità e la religiosità. E, andiamo un attimo con l'aiuto della regia a fare il punto su quelle che sono le celebrazioni che puntualmente vi accompagnano durante... La giornata, in maniera particolare quelle che vengono trasmesse in diretta su Padre Pio TV, abbiamo una grafica che condividiamo spesso proprio durante l'agenda del santuario per eh, ricordarci quelle che sono le celebrazioni che generalmente vengono trasmesse in diretta. Eh, questa grafica fa riferimento a mercoledì 17 però eh, gli orari li possiamo evincere tranquillamente e quelli dove c'è eh, la grafica, il cerchietto blu del logo di Padre Pio TV sono quelle che ci ricordano che la messa la potete seguire in diretta sul nostro canale 145 Digitale Terrestre alle 7.30 alle 11.30 alle 18.00 e poi come di consueto ma ci ritorneremo eh, ci ritorneremo anche più tardi alle ore 20:45 tutti i giorni c'è il santo rosario che il sabato si trasforma, diciamo così, nella amatissima e seguitissima fiaccolata di cui parleremo poi nel corso di questa puntata su San Giovanni Rotondo, come vedevamo il tempo è un po' incerto, invece eh, mentre ero in regia a preparare la scaletta di oggi, davamo un'occhiata, guardate che bella questa immagine, con questo contrasto della luce e del sole che illumina il sagrato e quei nuvoloni che invece sovrastano eh, il, i tetti della chiesa piccola e della chiesa grande. Su Piazza San Pietro, invece, come vi dicevo, stavamo vedendo dalla regia che il cielo è sgombro praticamente da, dalle nubi, è un cielo molto molto azzurro e c'è tanta gente che sta eh, affollando il piazza San Pietro e eh, la vediamo anche eh, muoversi eh, senza necessità di ombrelli o addirittura di, di vestiti più pesanti, praticamente eh, in, mezze, in mezze maniche. E il tempo in questi giorni andrà Progressivamente peggiorando, soprattutto nelle, nelle regioni del centro e del sud, e questo lo diciamo perché in caso di maltempo la fiaccolata eh, ovviamente viene svolta all'interno la fiaccolata San Giovanni Rotondo. Ma facciamo un passo indietro perché domenica scorsa, domenica 14 aprile, è venuto a mancare il eh, confratello di Padre Pio. Fra Gregorio d'Arienzo, una grande perdita per la nostra comunità francescana, e tutti i frati si sono, string, si sono stretti intorno alla sua salma per celebrare la sua dipartita. In maniera particolare, Monsignor Domenico d'Ambrosio, che ha celebrato eh, la messa mattutina e poi i suoi funerali, commuovendosi perché. Lo conosceva molto bene, come possiamo ascoltare da questo estratto. Fratelli e sorelle, scusate, la vecchiaia fa certi scherzi. Che volete? Lo spirito è sempre pronto, ma la carne qualche volta fa sentire i suoi morsi. Più che, che amica, è un fratello col quale, soprattutto in questi anni, ho condiviso tutte le giornate, tutte le mattine che arrivavo qui, c'era il suo saluto. È meglio che sorrido così, ce la faccio. E dopo la celebrazione della messa c'era così, c'era il buongiorno con un caffè. Che bello credetemi le amicizie sacerdotali sono le più vere le più forti quello di cui noi abbiamo, abbiamo bisogno e anche voi avete bisogno laddove è riuscita a vedere in noi questo stile di fraternità di reciproco ascolto servizio disponibilità eh, padre gregorio è, è stato l'uomo del e per gli altri io non, non avrei altra definizione da dare per tutto quello che lui ha fatto nella sua fraternità nel, nell'infermeria provinciale in casa sollievo della sofferenza ogni giorno c'era la sua visita in casa sollievo della sofferenza agli ammalati tanti beh c'aveva una preferenza ma non erano i soli erano i suoi concittadini, i nostri concittadini ammalati, non c'era nessuno che lui scansava. Andava a trovare tutti e in questi anni portava anche me. Era l'uomo delle per gli altri. Che bello, fare della propria vita un dono. Il Signore ci dà la certezza che quando la nostra vita è vissuta, in questa dimensione di questo reciproco accogliersi, amarsi, rendersi disponibili, abbiamo la certezza della vita senza fine. Che... Molto commovente è sentito il ricordo di Monsignor Domenico D'Ambrosio. Partecipato, ecco, sentito da tutti quanti noi che abbiamo conosciuto Fra Gregorio nelle varie vesti di cui, a cui faceva pure cenno Monsignor D'Ambrosio, eh, confratello. Parroco, cappellano per l'ospedale, poi responsabile dell'infermeria provinciale, davvero una presenza molto bella e lui in un'intervista che gli, fe, gli fece la collega Simona Marmorino, proprio dagli studi di Padre Pio TV alcuni anni fa, ci ricordava anche eh, da dove partì il suo percorso di fede, la sua infanzia e noi vi vogliamo restituire anche qualche minuto di questo bellissimo ricordo. La mia provocazione, posso dire. E stato chiamato. Perché tutto pensavo, perché dedicarmi completamente. Cosa volevi fare piano. da grande? Cosa, cosa pensavi? Pensavo di seguire il mestiere di mio padre, che era il macellaio. Il macellaio. Infatti, sono stato sempre un bambino molto socievole, anche perché. Il mestiere, se vogliamo dire un bambino, non è che fa il mestiere, ma il mestiere era, era il lattaio, andare Mentre. a vendere il latte. Perché avevamo animali, avevo delle famiglie prenotate, ma quando era l'abbondanza del latte, girava per tutto il paese con una per, per, una il per una campanella e vendeva il latte e andavo insieme. Ai miei compagni, sono stato sempre un compagnone. Lo sei tutto. Sono stato sempre da bambino, da bambino. Infatti difficilmente ero solo, sempre con amici, con compagni di scuola, non di scuola, eccetera. La maestra, a mio padre, ha detto fate studiare questo figliolo, non lo fate perdere. Gli anni di studio. E quindi papà voleva che dovevo studiare, quando io non volevo più studiare dopo la quinta elementare e allora si è chiesto di poter andare perché al mio paese di Peschici, Tu sei di quei, Peschici, qui, a, qui vicino a San A quei tempi del 52 53 non c'erano scuole medie. Mm -hmm. Le scuole medie bisognava andare a fare o a San Nicandro o a San Severo. Fuori. Un bambino di 11 anni non poteva partire la mattina alle 4 prendere la Garganica, andare o a San Nicandro o a. A San Severo e ritornare poi o alle 15:30, oppure proprio la alle sera, quasi ehm. alle 18:30. E, e allora ecco, si è cercato di trovare. Avevo conosciuto degli amici dei compagni che entravano a Oria, provincia di Brindisi e lì ho fatto la domanda dove entrare lì a Oria, provincia di Brindisi. A Oria dovevi entrare nel, nel... Per studiare per, per studiare, per studiare. Come, a, altri e... miei compagni sono, sono andati poi. Continuato. In un certo momento ho conosciuto padre Gennaro che frequentava la casa della mia maestra Vittoria e dove andavano dei miei compagni di scuola. Tra questi ecco, posso ecco, dire soltanto padre Paolino Cilenti, siamo stati sempre compagni, eh. e anch'io ho avuto questo desiderio perché mi è piaciuta la figura di padre. Gennaro, il suo modo di parlare e mi è piaciuta la barba. Anche tu affascinato dalla barba. Mi è piaciuta, mi è piaciuta barba. la barba. So. Molto molto bello anche il racconto dalla viva voce di uh, fra Gregorio con questo timbro inconfondibile che ci ha fatto ripercorrere i suoi primi passi, appunto di bambino prima e poi di figlio di Francesco dopo eh, quindi dopo la sua dipartita avvenuta domenica 14 come dicevamo funerali, i funerali hanno avuto luogo nel pomeriggio di lunedì 15 nel santuario Santa Maria delle Grazie ad ufficiali è stato lo stesso Monsignor Domenico D'Ambrosio che avevamo sentito prima, suo compaesano peraltro stiamo già vedendo con l'aiuto della regia le immagini dell'ingresso dei eh, numerosissimi confratelli che hanno concelebrato le sue esequie e lo stesso Monsignor D'Ambrosio, in apertura della celebrazione dei funerali, ha anche spiegato il motivo della uh, sua presenza. Lo ascolteremo tra un istante, poi andiamo in pubblicità e ci ritroviamo subito dopo. E, intanto ecco eh, questa cartolina. Era per recuperare uh, uh, ulteriormente il ricordo di Fra Gregorio e mandargli idealmente un altro forte abbraccio. Se mi affetto, ho che... anche o con Padre Gregorio. Siamo nati più o meno insieme, nello stesso posto. Abbiamo incominciato il nostro itinerario verso il sacerdozio. Lui in risposta all'ideale di San Francesco, io a servizio della diocesi. Ed è stato un cammino che ci ha visti sempre insieme. Nel mio itinerario di vescovo ho dato a Padre gregorio il possesso canonico per la parrocchia di Sant'Anna Foggia, il possesso canonico quando era arcivescovo qui per la parrocchia di San Francesco. Poi in questi anni c'era una comunione bella, unica, con la quale si condivideva la nostra vita. Molte volte mi confessavo da lui. Ogni mattina c'era l'incontro con Padre Gregorio ed era bello, segno di una fraternità che arricchiva il suo e il mio cuore. Il Signore ha voluto chiamarlo a sé. Chi è stato Padre Gregorio? Padre Gregorio è stato degli altri e per gli altri. La sua vita si connota di questa ricchezza. Per gli altri, degli altri, con gli altri ci tenevamo. A prolungare l'abbraccio a Fra uh, Gregorio da Rienzo. Con le parole di Monsignor D'Ambrosio, che, come dicevamo, ha ufficiato i suoi funerali lunedì 15. Da uh, un momento. Di, di dolore però passiamo anche un momento di gioia che la fraternità dei frati minori cappuccini di Sant'Angelo e Padre Pio ha vissuto solo alcune ore prima, il sabato precedente, sabato 13 aprile, in occasione del 25 anniversario dell'ordinazione sacerdotale di Fra Matteo. Lecce, anche quella una celebrazione molto partecipata e molto sentita, i sentimenti ovviamente sono stati di gioia e di felicitazione intorno a Fra Matteo Lecce che alle 11.30, sempre in Santa Maria dei, delle Grazie, ha celebrato la messa per il suo 25 anniversario di sacerdote. Ascoltiamo un breve stralcio del suo intervento. Questo percorso mi ha portato ad un traguardo importante. E oggi mi conferma ulteriormente la presenza costante del Signore nella mia vita. La settimana scorsa ho compiuto 52 anni. Ho iniziato a pensare che è il momento giusto, il tempo propizio per fare dei bilanci. Non posso che guardare con gratitudine al passato, a tutto quello che ho vissuto e ricevuto, mentre guardo fiducioso al futuro. Ed è per questo che infine... Vorrei anche esprimere la mia riconoscenza a tutti coloro che hanno condiviso con me gioie, dolore, dolori e sfide lungo questo percorso. Che il Signore Dio, per intercessione del nostro santo confratello Padre Pio, vi benedica tutti e sempre vi accompagni lungo ogni passo del vostro cammino. Grazie a tutti. E questi erano i ringraziamenti dalla viva voce di Fra Matteo Lecce, eh, appunto al, condivisi con quanti sono intervenuti al suo 25 anniversario, anniversario dell'ordinazione sacerdotale. A proposito di ordinazione sacerdotale, sabato 20 aprile, quindi guardiamo. Alla, guardiamo in avanti. Sabato 20 aprile alle ore 18, presso il Duomo di Cerignola, Sua Eccellenza Monsignor Ciollaro celebrerà l'ordinazione sacerdotale di Fra Giuseppe Perrone. Con l'aiuto della regia, stiamo vedendo la grafica che eh, formalizza questo evento eh, al quale vi invitiamo a partecipare. Sabato 20 aprile alle ore 18. 18 dal Duomo di Cerignola, a celebrare come detto il vescovo di Cerignola Ascoli, Satriano, Sua Eccellenza Monsignor Fabio Ciollaro. Noi facciamo quindi tanti auguri a Fra Giuseppe Perrone per questo importante. Traguardo, sempre guardando in avanti Arrestando proprio alla giornata di sabato Come anticipavamo in apertura Il sabato è la giornata delle fiaccolate Fiaccolate che sono riprese subito dopo la settimana santa E che appunto proseguiranno per tutto il 2024 Fino ad ottobre E intanto stiamo vedendo con l'aiuto della regia Le immagini della prima fiaccolata Quella a cui facevo riferimento prima Partita dal sagrato di Santa Maria delle Grazie e guidata dal ministro provinciale Fra Francesco Di Leo per giungere sul sagrato della chiesa dedicata a San Pio da Pietrelcina. Sabato 20 di aprile, sabato prossimo, Potremmo avere condizioni meteo non eh, favorevoli, ma in quel caso, come sempre, la fiaccolata, invece che essere celebrata all'esterno, come state vedendo da queste belle immagini, viene celebrata all'interno della chiesa eh, dedicata a San Pio. Una chiesa molto grande che quanti, hanno, eh, quanti sono venuti a San Giovanni in Rotondo hanno potuto... Hanno avuto modo di sperimentare una chiesa tanto grande che riesce addirittura a consentire questa processione al suo interno, per cui la fiaccolata si svolge ogni sabato indipendentemente dalle condizioni meteo. L'appuntamento è per le 21, ovviamente quanti desiderano partecipare a questa celebrazione sono tenuti a portarsi eh, nei luoghi del santuario con un minimo di anticipo. Bene, noi siamo giunti anche oggi in conclusione. Io vorrei ricordarvi che tutte le informazioni legate alla vita del santuario sono reperibili sul sito conventosantuariopadrepio.it e che potete contattare direttamente l'ufficio accoglienza pellegrini al numero in sovrimpressione 0882 4175. 00 Questo è il sito dei Frati Minori Cappuccini, convento santuario, numeri utili, informazioni aggiornate e quant'altro. E come detto, poi c'è anche la linea diretta con il santuario. Questo è il format per poter scrivere tranquillamente una mail da casa vostra. Bene, anche per oggi è tutto, chiudiamo l'agenda del santuario per riaprirla, non giovedì prossimo che sarà 25 aprile, giorno festivo, ma bensì giovedì 2 maggio, quindi ci ritroveremo in un mese diverso, nel mese della Madonna e di Padre Pio.